Bentrovati, l'informazione di Telenuova, edizione del venerdì. Cominciamo dunque da questo nuovo blitz anti-assenteismo in Campania, stavolta nel mirino i dipendenti dell'ospedale Loreto Mare di Napoli. Ben 55 gli arresti, 94 gli indagati. C'era chi doveva controllare queste persone, i propri colleghi, che a sua volta si assentava dal posto di lavoro e addirittura attraverso degli SMS si coprivano tra di loro, andando a baggiare ogni mattina la presenza e l'uscita dal posto di lavoro. Nell'intanto c'era addirittura chi si recava a fare lo chef o andava a giocare a tennis. C'è stato il blitz anche nel territorio dell'Agro, ha interessato anche alcuni dipendenti del Loreto Mare, dell'Agro Nocerino, ma ne parliamo tra poco, prima il nostro servizio iniziale. "94 dipendenti indagati, 55 persone finite agli arresti, ci risiamo. Altro blitz contro i furbetti del cartellino, stavolta nell'occhio del ciclone, i dipendenti dell'ospedale Loreto Mare di Napoli. L'operazione anti-assenteismo è stata eseguita dai carabinieri del NAS. Un neurologo, un ginecologo, 9 tecnici di radiologia, 18 infermieri professionali, 6 impiegati amministrativi, 9 tecnici manutentori, 11 operatori sociosanitari sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal GIP di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica. Complessivamente, come si diceva, 94 le persone indagate, 55 quelle finite ai domiciliari. Le indagini hanno fatto emergere una prassi consolidata, quella consistente nella strisciatura plurima dei beige ad opera di persone che facevano risultare ingresso e presenza nel nosocomio da parte di colleghi invece assenti, impegnati in faccende private, lontane dal posto di lavoro. Praticamente lo stesso modus operandi che era già stato oggetto di indagini, si ricorderà, all'ospedale di Salerno e in alcuni comuni del territorio. I carabinieri, dopo accurati i controlli, hanno accertato anche l'assenza di dipendenti dell'ufficio rilevazioni presenze assenze, cioè quei dipendenti che avrebbero dovuto invece assicurare i controlli per il rispetto delle clausole contrattuali. Addirittura un dipendente deputato dell'ufficio al controllo dei colleghi in orario di servizio andava a fare lo chef, sì, avete capito bene, in una struttura alberghiera di Nola. Un medico indagato, invece, mentre era in servizio, prendeva il taxi, se ne andava a giocare a tennis o a fare compere. In 2 anni sono state registrate ore ed ore di filmati e intercettazioni, eseguiti oltre 500 servizi di osservazione e pedinamento, accertati migliaia di episodi di assenteismo. Tra gli indagati anche 2 operatori sociosanitari che tutti i giorni, dopo essere stati avvertiti telefonicamente con un SMS, strisciavano 20 beige a seconda dei turni di servizio dei colleghi da coprire. I carabinieri del gruppo tutela salute del NAS di Napoli hanno piazzato nel nosocomio telecamere che hanno svelato questo comportamento illecito, da cui sono partiti i provvedimenti restrittivi per truffa ai danni di ente pubblico e falsa attestazione di presenza. Operazione dei NAS, i carabinieri. Adesso invece andiamo proprio in procura per questa conferenza stampa rispetto a questo episodio che lascia davvero sgomenti visto il periodo storico economico che stiamo vivendo. Vediamo. "9 tecnici di radiologia, 18 infermieri professionali, 6 impiegati amministrativi, generale. Che è correlata alla misura cautelare è quella però di evitare che vi fosse un vulnus fortemente voluta. Mento adottato dal GIP. Parlo di legge del contrappasso perché si tratta di persone che sistematicamente avevano violato i loro doveri di fedeltà
nei confronti della, diciamo, della pubblica amministrazione, nei confronti della, dell'ufficio, omettendo di andare al lavoro, facendosi firmare, facendosi marcare da altri colleghi. Quindi la circostanza che il giudice li ha autorizzati ad andare al lavoro costituisce appunto una sorta di legge contrappasso, cioè non hai lavorato volontariamente, dovrai andare a lavorare come modalità di esecuzione della misura degli arresti domiciliari. In questi termini si può parlare appunto di legge del contrappasso. Evidentemente si tratta di un malcostume così diffuso in ampi stati della popolazione e comunque dei dipendenti pubblici, che si è in presenza di una mala pianta difficile da estirpare. Però il nostro auspicio è che indagini così incisive e tempestive possano sortire l'effetto di arginare un fenomeno che effettivamente è deleterio per l'intera collettività. E alcuni degli indagati del blitz anti-assenteismo a Loreto Mare di Napoli sono anche residenti nelle città dell'Agro Nocerino Sarnese. Stamane sono state portate alcune persone in caserma dai militari del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Tra l'altro, sulla ennesima vicenda che rappresenta un'altra macchia sulla sanità della regione Campania, c'è stato anche il durissimo commento del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Una notizia tragica che giunge da Marigliano: un nuovo caso di meningite. È morta per meningite una insegnante delle scuole elementari di Marigliano di 58 anni. Fino all'altro giorno aveva partecipato alle lezioni scolastiche, sono state attivate tutte le procedure di profilassi all'interno della scuola, ma soprattutto anche nell'ambito familiare. La donna di 58 anni è giunta in ospedale quando ormai i medici non hanno potuto fare più nulla. Non c'è stato niente da fare neanche per tre persone che sono decedute dopo un incidente stradale avvenuto a Buccino, in provincia di Salerno. Un uomo, un romeno di 30 anni, si chiamava Johan Samson, è deceduto insieme al figlio di 3 anni. I corpi sono stati portati all'ospedale di Padula. Coinvolto anche un 53enne su un altro veicolo che era ricoverato in prognosi riservata allo stesso ospedale, ma dopo qualche ora è deceduto anche lui. E parliamo adesso di violenza nei confronti di minori. Un altro episodio, stavolta una ragazzina di appena 14 anni che è stata oggetto di abusi sessuali in una casa famiglia. Vediamo i risvolti. Arriva. Ormai si è perso il conto. Ancora una storia di abusi sessuali ai danni di una minore, ancora una ragazzina nella rete dell'orco di turno. L'ultima, è sempre raccapricciante storia, ci arriva da una casa famiglia dove, stando alle ricostruzioni del PM Elena Guarino, si sarebbe perpetrata una storia di abusi sessuali ai danni di una 14enne ad opera di uno degli operatori sociali impiegati all'interno della struttura. Teatro dell'ennesima inquietante storia, ancora una volta Salerno, vittima della violenza, una ragazzina di 14 anni con una situazione familiare difficile e per questo affidata dal Tribunale per i Minori ai Servizi Sociali. L'inchiesta, condotta dal sostituto procuratore Elena Guarino e ancora alle battute iniziali e davanti al GIP del Tribunale di Salerno, Stefano Berni Canani, si è svolto per il momento solo l'incidente probatorio richiesto dalla Procura per appurare le accuse a carico dell'indagato e per evitare che il trascorrere del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente i ricordi e la spontaneità delle dichiarazioni della minore. La ragazzina, che sarà sottoposta anche ad una perizia psicologica diretta ad accertare l'eventuale presenza di sintomi e disagi connessi agli eventuali abusi subiti, ha raccontato il suo calvario consumatosi all'interno della casa famiglia che avrebbe dovuto garantirle protezione. Lì, secondo la denuncia su cui gli inquirenti stanno provando a fare chiarezza, la ragazzina sarebbe stata più volte violentata da uno degli operatori, un giovane subito sospeso dal servizio appena i presunti abusi sono venuti alla luce. Il giovane operatore avrebbe approfittato della notte, quando gli altri dormivano, per raggiungerla nella sua camera e praticare gli abusi. I fatti risalgono all'incirca un anno fa. È stata la stessa vittima a sporgere denuncia, facendo avviare un'indagine affidata al sostituto procuratore Elena Guarino.
Buone nuove sul fronte rifiuti, cambiamo completamente argomento a Pagani. Stamattina il Comune ha ufficialmente affidato il servizio di trasporto a una ditta esterna, così si dovrebbe scongiurare la possibile emergenza rifiuti nella città di Pagani. Vediamo il servizio. Scongiurato lo stop alla raccolta della spazzatura a Pagani, questa mattina il Comune ha affidato ufficialmente il servizio di trasporto dei rifiuti verso i siti di compostaggio ad una ditta esterna, dopo la manifestazione di interesse indetta dal primo cittadino Salvatore Bottone. Le novità sono sostanziali, ecco, non ci sarà interruzione del servizio, anche se ieri e l'altro ieri abbiamo potuto sversare i rifiuti presso la discarica, ecco, verso gli impianti, e li abbiamo lasciati in strada come avevamo fatto dal 1 al 7 novembre, quindi i rifiuti organici erano rimasti in strada, quindi chiariamo anche questo aspetto gravoso da parte di qualche nostro concittadino. Allora, oggi abbiamo affidato, ecco, gli uffici hanno affidato il servizio per la trasferenza del rifiuto dalla città di Pagani fino al sito di Gesco o di Ecoambiente, perché in questa fase il consorzio non può fare questo tipo di attività, quindi il consorzio agisce solo sul territorio comunale e poi il rifiuto viene trasportato, trasferito da Pagani presso le discariche da un'altra società a cui gli uffici hanno conferito il mandato. Quindi siamo tranquilli, non ci sarà nessun problema, ecco, rifiuti almeno da qui a qualche, ci auguriamo, a qualche mese, e stiamo lavorando poi anche per creare le condizioni di una stabilizzazione definitiva del servizio. Una situazione molto temporanea per il semplice fatto che noi avevamo questa blocco delle autorizzazioni da parte degli enti superiori al consorzio, e quindi ci siamo attrezzati un poco tutti i comuni per poter evitare che si bloccasse il servizio. E insieme ad altri comuni come il comune di San Marzano, Angri, Sant'Egidio e Corbara stiamo lavorando affinché riusciamo a concretizzare e a costruire quello che dovrà essere poi la verità della legge, ecco, quello che prevede la legge regionale, ovvero i SAD, il subambito distrettuale, dove insieme creeremo le condizioni affinché si possa fare una gara per poter affidare poi il servizio a dei privati che renderebbero poi il servizio, quello che a noi è il nostro obiettivo, il servizio più efficiente e più economico per i nostri concittadini. Intanto il commissario liquidatore del consorzio Bacino Salerno 1, l'avvocato Siani, comunica che dal 1 marzo si chiude il lavoro del consorzio rispetto al servizio raccolta rifiuti, invita però ad evitare l'adozione da parte di enti di procedure di affidamento a ditte terze in violazione alla normativa vigente al fine di scongiurare disagi sociali su territori di appartenenza. E il 1 marzo i sindacati FIT CISL, UIL e FILAS annunciano che i lavoratori del Consorzio Salerno 1 dei rifiuti sono pronti ad attuare un presidio permanente alla Prefettura di Salerno se non verranno adottati precisi provvedimenti rispetto al loro imminente futuro occupazionale, in particolare al servizio, come sapete, che non dovrebbe più essere garantito dal Consorzio Salerno 1, a meno che non giunga in extremis una nuova proroga, così come si è detto nei giorni scorsi. Ci sarà tra l'altro una riunione con i sindaci proprio nei prossimi giorni con l'assessore ambientale e vicepresidente della regione Fulvio Bonavitacola. Attenzione, perché di rifiuti ha parlato stamattina in una conferenza stampa anche il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alberico Gambino, che ha messo i puntini sulle i, e tra l'altro anche una provocazione di Gambino rispetto al bando di gara per il ruolo di direttore di AgroSolidale, sapete, l'azienda consortile che unisce quattro comuni del piano di zona, Pagani, Sarno, San Valentino e San Marzano. Ecco, Gambino in una busta chiusa dice: abbiamo già il nome di chi è stato individuato, lo apriremo quando sarà appunto espletata la gara. Ma vediamo i dettagli. Abracadabra, simsalabim,
ed ecco spuntare una busta con all'interno quello che secondo il consigliere regionale Alberico Gambino sarà il nome del direttore dell'azienda consortile Agrosolidale che dovrà occuparsi dei servizi sociali per l'ambito S103 nei comuni di Pagani, Sarno, San Valentino e San Marzano. È la provocazione del rappresentante di Fratelli d'Italia Gambino presentata durante una conferenza stampa. Gambino ha parlato di bando di gara tagliato su misura per qualcuno già scelto dal sindaco di Pagani Bottone. Come spesso è accaduto anche in altre occasioni, dice Gambino, come per il bando relativo alla riscossione tributi, per il quale il rappresentante regionale aveva presentato ricorso. E poi i rifiuti e le bugie, secondo l'ex sindaco, dell'attuale primo cittadino Bottone. Ecco la sua analisi. Come di Pagani. Un comune amministrato da falsi moralisti, perché sia il sindaco che il presidente del consiglio comunale insieme sono un disastro per questa comunità, non soltanto da un punto di vista amministrativo, ma a mio avviso anche per quanto concerne il rispetto delle regole, il rispetto delle procedure, lasciano molto, molto, molto a desiderare sulla trasparenza dell'ente. Ragion per cui oggi abbiamo fatto questa provocazione anche in virtù di quello che erano state le accuse che mi erano state fatte in giorni fa dal sindaco sul fatto che avrei bloccato la gara per il recupero dei crediti del comune di Pagani. Alla fine ho avuto ragione, alla fine abbiamo potuto chiarire in modo chiaro, limpido e trasparente che evidentemente quella gara era una gara circoscritta a qualcuno e non aperta come dovrebbero essere tutte le gare, aperte alla massa e a chi eventualmente ha quei requisiti può partecipare tranquillamente a quel tipo di gara, di procedura. Il sindaco ha detto una serie di bugie, perché poi si dimentica quello che dice prima. Qualche giorno fa aveva detto che nella prima decade del mese di novembre scorso l'umido l'aveva stoccato dove ci sono oggi vengono stoccati normalmente i rifiuti indifferenziati. Poi invece in un'altra intervista qualche giorno fa ha detto che l'aveva lasciato per strada. Io quando feci a suo tempo sollevai il problema, dissi perché non c'erano i rifiuti per strada, disse che eventualmente era stata scoperta qualche cosa dal nostro sindaco. Io ho scritto a lui e per conoscenza anche ai no è venuta fuori questa questione adesso, ma sono situazioni che riguardano questa amministrazione e il modo, diciamo, tra virgolette, superficiale di amministrare la cosa pubblica. Un paio di anni fa aveva fatto l'atto di indirizzo di uscire fuori dal consorzio che avrebbero affidato all'esterno un'azienda, avevano fatto ovviamente tutta... Non si è fatto. Ma no, non si è fatto niente. Distretto idrico sarnese Vesuviano, è stato eletto il coordinatore senza maggioranza. La rete dei comitati Acqua Pubblica in una nota scrive: chiudere adesso la disastrosa stagione della Goria e ripubblicizzare il servizio, in particolare l'ultima sfida sul fronte acqua nel costituente ente idrico campano ha visto l'elezione del coordinatore senza la maggioranza dei componenti del neo insediato consiglio del distretto sarnese Vesuviano. Su 30 aventi diritto nel segreto dell'urna, recita la nota della rete, sono usciti solo 15 voti per Felice Rainone, tenuto dal patto trasversale PD Forza Italia, nominato sull'indicazione del sindaco dimissionario di Nola, Geremia Biancardi, 10 per De Simone, sindaco di Roccarainola ed espresso dalla lista Comuni per l'Acqua Pubblica, e assenti 4 che erano deputati a votare. Un dato politico, dice la rete, molto significativo, visto che sulla carta il neoeletto coordinatore poteva invece contare su una solida maggioranza. Rifiuti, topi, scarsa sicurezza stradale. Le telecamere di ufficio reclami oggi fanno tappa a Pietracetta di Nocera Inferiore. Dal comitato di quartiere l'appello all'amministrazione comunale. Il servizio. Un rione, Pietracetta, stritolato tra la Rainola e Piedimonte che chiede attenzione all'amministrazione comunale di Nocera Inferiore. I vertici del comitato di quartiere hanno chiesto i riflettori dell'ufficio reclami di Telenuova per denunciare quello che non va, sollecitando risposte a Palazzo di Città.
rifiuti, auto che non rispettano i limiti di velocità e il parcheggio, ratti che spuntano ovunque, entrando finanche nelle case. C'è bisogno di interventi tecnici come una derattizzazione, ma anche di una maggiore presenza delle istituzioni. Nei mesi scorsi è stata presentata una petizione che però non ha sortito gli effetti sperati. Noi siamo abbandonati proprio dalle mani di Dio qui sopra. Voglio che, io sono il presidente del quartiere di questo nocere di Pietraccetta, volevo innanzitutto che le strade disastrate, sono rovinatissime le strade, poi abbiamo chiesto delle panchine rotte, abbiamo avuto un controllo delle telecamere perché ci sono parecchie cose che fanno qua dei rispetti notturni e anche l'immondizia che non rispettano gli orari, non rispettano le differenziate, mettono immondizia in quantità in qualsiasi ora. Quindi un po' più di controllo da parte dell'amministrazione, ma anche una derattizzazione, dice che ci sono diversi topi. Sì, sì, ci sono dei topi, ma topini, diciamo topini. Io ho 8 gatti dentro e i gatti non riescono a combattere con questi topi che ci sono fuori, che entrano nell'interno della mia casa. Quindi il sindaco, sono stato 2 volte dal sindaco, avevo protocollato dei fogli, tutto scritto, che mandava da maggio a giugno, mandava a vedere, cioè qualche controllo, non ha avuto nessun risultato ancora, niente. Io sono stancato di andare dal sindaco a dire, allora a questo punto il sindaco mi deve vedere e questa è una protesta proprio per il nocera, voglio che ci dobbiamo aggiustare questo, siamo rovinati, io non posso dire scopa tutti i buoni qua, insomma, ed anche l'arnia e il disco, e beh perché scusate, i spazzini dove sono? Qua sopra qua, l'unica strada d'accesso è via Calenda. Per immettersi qua in mezzo alla piazzetta, diciamo, e arrivano macchine a tutta velocità, qua sono i bimbi che giocano, che escono dai portoni, e noi abbiamo chiesto i dissuasori di velocità. Un impegno, quello dei soci del comitato di quartiere, che non sempre è gradito. Dopo l'annuncio a tutti i residenti delle telecamere di ufficio reclami, la notte scorsa i promotori hanno subito delle ritorsioni di cui hanno informato i carabinieri. Cioè per invogliare gli automobilisti ad andare piano con la macchina. Questo impegno nel comitato di quartiere però provoca anche qualche problema. Parecchi problemi. Prima ci accusano dei posti auto che non ci stanno, perché stanno mettendo appunto parcheggio per gli handicappati, che tocca e l'abbiamo fatto fare. Il divieto di sosta negli svincoli, che prima fermavano le macchine come volevano, e dice che abbiamo tolto altri posti auto, e fanno atti intimidatori. Ieri mattina, quando lei ha messo i manifestini che venivamo noi a fare le riprese. Esatto, una volta avvisato gli abitanti che sarebbe, ho chiamato Telenuova, ieri notte l'hanno fatto. Giovanni Dell'Isola è stato confermato alla guida dei pensionati salernitani della CISL. Il segretario generale ha dichiarato in una nota: serve un confronto con gli amministratori del territorio per migliorare le condizioni di vita degli anziani. Il sindaco di Salerno ha preso parte anche al congresso CISL. Siete figure insostituibili della nostra società, sono favorevole a una discussione costruttiva col sindacato, ha dichiarato Napoli. Inaugurazione domenica alle 12 a Nocera Superiore della villetta di Viale Europa, che rinasce dunque con una dog station, un'isola gioco e spazi verdi. In particolare la dog station permetterà, con contenitori appositi, di raccogliere concretamente le deiezioni canine, così da evitare la fastidiosa presenza di appunto deiezioni dei cani sul selciato e sull'erba. La villetta sarà protetta anche da telecamere di video e sorveglianza, ci sarà uno spazio per i bambini e anche tanto verde. Sempre a Nocera Superiore, tutto pronto per il Carnevale 2017, con tradizione e spettacolo, l'anteprima del Martedì Grasso in scena sabato 25 alle 17, con il lungo serpentone dei carri allegorici da via Pecorari, Corso Matteotti, fino alle 21, su Corso Matteotti, con lo spettacolo di Made in Sud, Pigromen. Martedì 28, poi bambini con protagonisti, con la grande festa in maschera che si terrà al centro polifunzionale di Via Russo a partire dalle ore 10. E tanti appuntamenti in diretta anche su Telenuova, domenica mattina da Nocera Inferiore, Carnevale Nocera
Solferino, carnevale dunque che torna sulle nostre frequenze per domenica mattina, martedì poi il grande finale in diretta da Sarno dal pomeriggio, in questo caso con la sfilata dei 13 carri sarnesi. A San Valentino invece tutto pronto per la 31esima edizione del Carnevale Valentinese. Vediamo. 4 megacarri, tanti bambini per le strade di San Valentino, un'attesa che cresce ora dopo ora. I preparativi sono ormai giunti al termine e tutto pronto per la nuova edizione del Carnevale di San Valentino Torio. Si parte da domani e fino al martedì grasso saranno giorni indimenticabili per grandi e piccini, con numerosi appuntamenti per divertirsi in maschera. Un evento giunto ormai alla sua 31esima edizione e che vede in prima fila, come sempre, l'associazione culturale Il Carnevale. L'amministrazione comunale valentinese spera di vedere la città riempirsi anche di turisti e curiosi. Ecco il commento del sindaco Michele Strianese. Si comincia sabato 25, si continua ininterrottamente fino al 28, il giorno di Carnevale, quindi 4 giorni di festa, ma io direi anche di aggregazione sociale, di unità della nostra comunità. E colgo l'occasione per invitare i tanti cittadini dell'Agro e non solo ad essere a San Valentino in questi giorni. Stiamo preparando la città come sempre, pulita, accogliente, sicura, con disponibilità di parcheggi, perché il Carnevale a San Valentino quest'anno è la 31esima edizione, quindi è una tradizione importante che noi come amministrazione comunale abbiamo cercato di riprendere l'anno scorso, perché aveva avuto qualche anno di stop e anche, vorrei dire, di decadimento del valore culturale e aggregativo della manifestazione. Per cui dall'anno scorso noi abbiamo ripreso valorizzare questa iniziativa. Io voglio ringraziare di cuore i ragazzi dell'associazione Il Carnevale, perché, e questo ci teniamo a dire, a San Valentino Torio i carri vengono fatti in maniera artigianale, cioè tutti i pezzi vengono costruiti dai giovani dell'associazione e poi vengono assemblati, cioè non ci sono pezzi comprati, diciamo, già preconfezionati e poi assemblati. Viene fatto tutto da noi, cioè tutto dai nostri giovani, dalle nostre associazioni, a partire, come dire, dalle strutture dei carri, la parte meccanica e tutta la parte della carta pesta. Vedremo 4 carri, di cui 3, diciamo, saranno maestosi, perché avranno un'altezza di circa 15-20 metri. Quest'anno l'associazione ha voluto impostare in questo modo l'iniziativa, puntare su, come dire, una cosa spettacolare. Quindi ci saranno limitati i luoghi del paese all'interno del quale potranno transitare i carri, proprio perché sono molto grandi, però sono molto ben allestiti, con parti meccaniche in movimento. E quindi è veramente uno spettacolo su cui puntiamo per far sì che la nostra città sia visitata in questi giorni di Carnevale.